presidio di questa mattina sotto la prefettura di Firenze per ricordare a tutti coloro che sarebbero partiti sabato 2 giugno per la grande manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL in Piazza del Popolo in concomitanza con la festa della Repubblica, non si terrà. Non si terrà quindi nessun parta il 2 giugno, ma il 16 di giugno. Il perché di questo posticipo è dato dal fatto che gli ultimi eventi luttuosi del terremoto hanno spinto i tre segretari generali dei sindacati italiani ad andare verso l'Emilia a testimoniare il proprio dolore. Bisogna bocciare questa proposta di controriforma del mercato di lavoro e i partiti che sostengono questo attacco ai lavoratori devono essere puniti alle elezioni e bisogna arrivare all'elezione appena possibile. È una vergogna, è una cosa indegna per questo paese. Cioè, stanno utilizzando questa crisi per mettere in ginocchio chi ha già pagato, chi ha già fatto i sacrifici. Chiediamo la patrimoniale, dov'è l'equità? Monti già ormai 8 mesi fa parlava di equità, non abbiamo visto niente di equo. Siamo qui a dire no a questo governo, no a questo pacchetto di controriforma del mercato di lavoro. Oltre a causa dei lutti che si sono verificati in Emilia, ci sono altre motivazioni però di questo presidio? Sì, noi avevamo previsto la manifestazione nazionale sabato, che è stata giustamente rinviata al 16 per il lutto in Emilia, per un terremoto naturalmente che non era prevedibile e quindi per il fatto che siamo in una situazione chiaramente di difficoltà soprattutto in quelle terre. Invece il presidio di oggi, così come si sta facendo un po' in tutta Italia, è un presidio che vuole rimarcare la nostra contrarietà al fatto che si voti con la fiducia in Senato il testo della riforma del mercato del lavoro. Intanto il metodo della fiducia non è un metodo che permette la discussione in Parlamento e il miglioramento di quel testo di legge, questo è il primo punto. Poi ci sono questioni di merito specifiche che per noi devono essere affrontate diversamente per come la Commissione ha modificato il testo e lo ha portato appunto al Senato. Ricordiamo quali sono nello specifico almeno i più importanti, come dire. Contratti di lavoro a termine per esempio oggi non hanno il meccanismo della causale nella prima attivazione, noi crediamo sia sbagliato perché si può attivare un contratto a termine secondo il testo attuale per i primi 12 mesi senza una causale precisa. Il lavoro intermittente segue la stessa regola, quindi sono tutte tipologie brevi che non avrebbero in questo caso la causale e quindi sarebbero, come dire, nelle disponibilità dell'imprenditore. Per quanto riguarda le partite IVA chiediamo che il livello di reddito per garantire la veridicità della partita IVA sia portato da 18.000 a 42.000 euro, cioè un reddito che significhi effettivamente l'attivazione di una partita IVA. Sugli ammortizzatori sociali chiediamo l'estensione e il mantenimento degli elementi di tutela. Oggi l'ASPI, il nuovo sistema previsto nei prossimi anni, dura al massimo 18 mesi per chi ha più di 55 anni, quindi un periodo troppo breve per la tutela del reddito e dell'occupazione. Infine sul licenziamento chiediamo che l'articolo 18, per come l'abbiamo conosciuto, si mantenga e quindi c'è bisogno di modificare in meglio il testo che è stato portato in Parlamento per impedire quella norma di civiltà giuridica, cioè per sottolineare quella norma di civiltà giuridica e impedire i licenziamenti illegittimi. Tutto questo sarà ancora possibile nella dimostrazione, nella manifestazione che è stata rimandata al 16 di giugno? Certo, noi manifesteremo il 16 anche su questi punti, ma non solo su questi, sul lavoro, sulla crescita, sui servizi sociali, cioè sul welfare italiano. Un paese che è in grande difficoltà, le misure introdotte dal governo Monti per la verità al momento non hanno modificato molto l'attenzione dei mercati. I mercati sono, si potrebbe dire, stupidi. Lo spread è più alto di come ce l'ha consegnato in eredità Berlusconi, quindi credo che bisogna attuare delle politiche diverse. Questo è uno dei motivi. Dentro questa è la discussione che c'è ora in Parlamento e che noi prevediamo probabilmente. La discussione in Senato finirà a breve se continuerà l'idea della fiducia, poi ci sarà il passaggio alla Camera, speriamo che almeno alla Camera ci sia un ritorno nelle modifiche e quindi un ripassaggio di nuovo in Senato. Ci troviamo di fronte alla sede di Casa Spa, dove si tiene un presidio incontro con la stampa dei lavoratori, i lavoratori di Cedes SRL, che denunciano con questa manifestazione di non ricevere lo stipendio da ottobre 2011.
Da mesi assistete a uno scaricabarile a proposito di questa vicenda. Che cosa succede? È vero, noi l'abbiamo saputo un pochino anche di ritardo perché non ci è stato comunicato come è previsto dalle normative vigenti nel settore dell'edilizia che l'impresa committente, la Casa Spa in questo caso, e l'impresa appaltatrice, la Sudedil, non ci hanno comunicato le imprese che sono in subappalto e di conseguenza, non sapendo quindi cosa succede in questo cantiere, noi abbiamo trovato una situazione dei lavoratori intorno ai 15 dipendenti che non riscuotono da ottobre, qualcuno anche settembre. Dopo tante trattative, dopo tanti incontri, uno dice che non pago perché c'è un problema dell'eccessione del credito alle banche, quindi le banche non danno il consenso, l'altro dice non pago perché bisogna aspettare un'udienza, fateci causa, insomma ci girano intorno per non pagare. Siccome loro sono responsabili insolidi, quindi per contratto ci devono, oltre a comunicare chi entra, chi esce, come vengono assunti, eccetera, eccetera, devono comunicare e sono responsabili insolidi anche per pagare. Quindi noi siamo oggi qui a chiedere il pagamento di nuovo e siamo scesi in piazza perché non c'erano altre vie, sinceramente. Vi ricevono adesso a Casa Spa? Non lo sappiamo, abbiamo visto entrare il direttore dei lavori di quel cantiere, ci ha solo salutato, è entrato dentro senza niente, senza parlare. Voi non avete chiesto di accedere dentro e di parlare? Certo, certo, l'abbiamo chiesto, vediamo un po' se ci ricevono. Quindi nel caso che non ci dovessero ricevere, noi abbiamo deciso di andare avanti e di fare un altro presidio oggi dalle ore 3 alle ore 5 davanti al cantiere in via Toscanini, quindi dove loro praticamente hanno svolto l'attività lavorativa. Quindi voi state lavorando da settembre a ottobre senza percepire stipendio? Senza percepire lo stipendio, questo sinceramente lavoratori che devono mantenere le famiglie, devono pagare il mutuo, devono pagare l'affitto. Quindi è difficile, già lavorando non si arriva alla fine del mese, figurati non riscuotere anche. Ci saranno, dopo anche il presidio che farete nel pomeriggio, altri momenti di protesta? Sicuramente, ora vedremo in giornata di oggi se ci ricevono, cosa ci rispondono alle nostre richieste. Quindi se non ci sono le soddisfazioni per le nostre richieste, noi sicuramente andremo avanti.